Il mio primo computer, il mio primo computer è così vecchio che non ha più neanche memoria, ha solo un vago ricordo. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Sono quello che deve combattere disperatamente ogni giorno con i vostri problemi tecnologici, indubbiamente. O almeno credo. L'altra volta viene un tizio. Buongiorno, scusi, dovrei sverminare il mio amico. No. Allora ha sbagliato, dovrebbe andare in via Paolo VI, nello studio veterinario del dottor Bonetti. Qui si riparano computer. No, no, parlo di virus, il mio amico è un portatile. Il tuo amico è un computer? Cavolo! Fatti un po' di vita sociale, esci ogni tanto, non credi? Ecco, parlando di pulizie, mi ricordo di quella volta che un tizio mi portò il suo computer per una veloce ripulita. Ma non solo dai virus e dai millemila programmi installati per fare tutto e il contrario di tutto. Bello! 16 programmi di videoscrittura, 14 browser per navigare in internet. Ci sono volte che mi convinco che nei computer dei miei clienti ci siano installati più software che nell'intero centro di calcolo dell'Università di Roma Tor Vergata. Comunque dicevo, mi lasciò il computer per pulirlo un po', anche fisicamente, dato che ogni volta che veniva acceso le ventole di raffreddamento facevano un rumore insopportabile. Dopo aver dato una bella scrostata a tutto il contenuto inutile dell'hard disk, fu il turno di accendere il compressore, prendere il pennello e togliere tutta la polvere che aveva aspirato nel corso degli anni. Quindi chiamai il cliente per dirgli che il computer era pronto, e lui giustamente mi chiese: «Fa ancora un rumore all'accensione?» In effetti sì, adesso all'accensione fa un gran sospiro di sollievo. Comunque, per il momento stacco che devo continuare. Quel computer ha preso un virus talmente infettivo che persino i cacciaviti mi hanno cominciato a starnutire. Per cui ciao a tutti e alla prossima!